Condanniamo il gesto, noi non siamo violenti, ma il rimpallo delle responsabilità delle strumentalizzazioni non manca. Sul blog di Grillo è subito delirio e vengono citati alcuni post. Il fatto però risponde a queste accuse mettendo invece controreplicando, dicendo che è iniziato il solito gioco degli sciacalli subito all'opera. Con chi come Alemanno, Gasparri, ma anche Gasbarra del PD lancia accuse 5 Stelle e a chi critica il Palazzo. Grillo, siamo contro la violenza e Valtroni, gravi errori, chiamare in causa il Movimento 5 Stelle. T'adoriamo, Letta Divino, Marco Travaglio in maniera sarcastica dice sì, è vero, tutto questo è alimentato da un'opposizione crescente al governo nascente e cita i giornali, ma in realtà cita in maniera sarcastica perché ricorda quanto tutti i giornali, secondo lui tutto l'establishment, abbiano salutato con favore questo governo, un governo che resta per il Fatto Quotidiano e per le sue maggiori firme, un governo dell'inciucio. E si racconta nelle pagine interne, le vedremo tra poco, anche della dimensione di delusione degli elettori delle PD traditi da questo governo. Ma siamo in collegamento con i nostri amici di Caterpillar. Buongiorno anche a voi. Buongiorno. Buongiorno Elena, Buongiorno. eccoci qua, E dunque il cita. governo, sì? No, appunto citavamo gli umori delle persone, dell'elettorato, soprattutto del Partito Democratico rispetto al governo che è appena nato. Anche voi avete, come abbiamo sentito, chiesto ai vostri ascoltatori il loro gradimento. Eh beh Esattamente. sì, è un gradimento ondivago a seconda di dove si guarda. Sì, diciamo che guardando da centro-sinistra abbiamo potuto capire che l'insufficienza è molto pesante, c'è cioè chi è arrivato a dare anche 3. Guardando da centro-destra la soddisfazione è maggiore e Buona. comunque c'è anche più serenità. E Guardando al quindi si centro. danno voti anche alti anche per sulla fiducia. Guardando al centro. Guardando al centro, alla fine abbiamo fatto una media, perché abbiamo messo insieme i voti che hanno dato gli ascoltatori al telefono e soprattutto quelli arrivati su Twitter, quindi sono verificabili da chiunque. Abbiamo tirato Hashtag votoletta. l'hashtag E quanto è oggi è venuto? Votoletta, si può ancora votare. Per il momento il voto è piuttosto bassino. 4,87 Però è un 5 meno, diciamo. non ha valore No, no, scientifico, no, no. essendo un'opinione presa qua e là, così Però a carotaggio. potremmo dare ragione in questo senso al pezzo di Ceccarelli oggi sulla Repubblica, Elena, che dice la rivincita della balena bianca, Ah, Letta, certo. Franceschini, Alfano. Erano i giovani, dici, da un certo punto di vista. E allora, Il Elena, governo sai dei qual è? C scriveva Franceschini. ieri il giornale sottolineando Eh sì. appunto. Sì. Ma Franceschini quando era giovane sembrava più vecchio di oggi, guardalo. No, perché aveva Sì. una folta chioma. Elena, sai qual è la grande passione di Chicco Letta, no? Si è letto in questi giorni sui giornali, il subbuteo. Beh, l'ha raccontato a E allora, un giorno da pecora. esatto, e allora eccolo qua, il Non lui, lo subbuteo zio. di Enrico Letta. Che cosa ha fatto e soprattutto come gli è riuscita la mossa di un governo così incredibile? Gli è riuscita proprio grazie alla sua conoscenza del subbuteo. Perché vedete, qui c'era da una parte in difesa Grillo con Vendola e Pierluigi Bersani. Vedete come fermavano la Sì. strada di Chicco Letta Certo. verso la Enrico. porta, no? La Allora, manovra, allora che cosa cosa? riesce a fare lui? Una volta eliminato Pigi, Pierluigi Bersani, scartato Certo. Vendola e scartato anche Grillo, lui con l'assist contemporaneo di Silvio Berlusconi di qua, Certo. di Monti che converge verso il centro, una volta scartato anche Ingroia, che rimane addirittura, Beh, vedete, fermo fuori dai Ingroia giochi. si è scartato qua, proprio da bordo solo. campo. Basta solamente un cross di Alfano e Chicco Letta va in gol. Beh, In qui. questo modo qua, chi ricorda questo Enrico Letta? Beh, allora qui ricorda alcuni tagli alla Pazzini, questo qui che Sì? anche ieri sera ha fatto una doppietta nel Milan. Lui, essendo milanista, Però. si è ispirato sicuramente a Pazzini, però il movimento Da centrocampo. senza la palla ricorda tantissimo anche il movimento di Maradona, solo che Lo Maradona storico gol contro contro l'Inghilterra, solo l'Inghilterra. che Maradona l'ha fatto con la palla, era più difficile. Invece Letta si è mosso furbamente Bravo, senza senza pallone. Perché lei dice furbamente e non in modo In modo intelligente? intelligente.
politicamente, furba, che è un modo per, cioè, dire furbamente. Furba, è giusto, ma intelligente. Persino Nicky Vendola gliene ha dato atto. Con allora, grande intelligenza politica, del resto buon sangue non mente, perché essendo nipote di Gianni Letta, a tutto si può dire a Gianni Letta, tranne che non sia un genio della politica. Comunque politica, la situazione era difficile e lui l'ha letta alla perfezione. Esatto. Questo per dire anche che se i vostri bambini giocano ai videogiochi con le simulazioni, i vari PES o FIFA eccetera eccetera, lasciateli giocare, lasciateli giocare, perché posso diventare primo ministro. Esatto. Grandi, quando Chicco Letta da piccolo giocava su Buteo, e adesso questo è un deficiente. No, lasciateli giocare, saperlo, i bambini. Perché poi quell'intelligenza del gioco gli serve. Nel frattempo, vedete, Elena, vedete quante nuvole che si addensano qui sul nord? E l'Italia è ancora divisa in due, nord e sopra Roma con la pioggia, al sud invece è estate. Dovremmo cercare di fare come ha fatto il governo PD e PDL insieme, potremmo mettere pioggia e sole anche insieme. Anche meteorologicamente. Diciamo le larghe, larghe intese, esatto, del clima. Ci sono, sì, ben 5 ministri romani, l'ho calcolato, è forse un record a suo modo. Domani daremo in esclusiva solo per Rai News la media geografica del governo Letta. Eh sì, è una sorpresa, non nessuno se lo aspetta. Abbiamo però la media geografica dei luoghi di nascita dei ministri. Possiamo però già dirvi, Elena, invece, sì, quanti saranno i voti di fiducia a Letta oggi, perfetto, alla Camera alle 15. Perfetto, allora in anteprima, certamente. Allora, attenzione, potete già impaginare, dite ai vostri titolisti di mettere il numero. Magic number 441. 441. Sì, 441. Quindi una fiducia con tranquillità, ma con anche una discreta opposizione. Scusa Elena, prego, sai che devo rispondere? No, guarda, io no. Pronto? No. Chicco, ho detto che sono in onda. ci sentiamo. Un megalomane. Io ho la squadra, sì, io ho l'Italia dell'82. Va bene, poi dopo giochiamo, va bene, ciao. Scusate, ma forse è un po' impegnato, no? Però comunque la partitella a ce tempo, la facciamo. Eccomi qua. Ciao Cinzia. Ciao. Per Angelino Alfano la strada per l'interno è lastricata di buone intenzioni. Inferno, non interno, inferno. Interno. Ciao Elena. Ciao, a domani. Ciao, grazie.